39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, Riccardo Cristiano, Roma. Siamo in compagnia di Bruno Mellano, iscritto storico dal 1985 e quindi radicale storico. Bruno, ci dai le tue impressioni su quest'ultima giornata del congresso? Beh, c'è stato il fondamentale mio intervento, quindi la giornata assume tutto un altro ruolo politico, adesso al di là della battuta. Però mi ricollego al mio intervento. Io ho fatto un'analisi sul fatto che questa sessione del congresso, del 39esimo congresso, e anche la precedente prima sessione aveva un rischio di viaggiare su due linee parallele. Da una parte la questione politica, con i tanti interventi, le tante testimonianze, davvero la tanta forza che ci arriva dalle singole storie personali, dalle battaglie tematiche e anche individuali di ciascuno degli iscritti, degli invitati, dei partecipanti al congresso. Dall'altro punto di vista, invece, su una via parallela, la discussione un po' sotto traccia sul come ci organizziamo, come organizziamo queste risorse, queste forze, queste storie per dare forza al Partito Radicale, per dare forza alla questione fondamentale, cioè di come riusciamo a far vivere e non sopravvivere un soggetto politico che ha una sua attualità assolutamente urgente e evidente in questo congresso, che tra l'altro sta andando molto bene. Pensi che ci sarà questo rinnovo appunto del segretario, e sarà secondo te all'interno del Partito Radicale una persona radicale, o potrebbe essere qualcuno al di fuori, quindi qualcuno che fa parte della Comunità Economica Europea o anche oltre? Ma no, intanto farà sicuramente parte del Partito Radicale, perché per essere eletti segretario deve essere un iscritto, ma io credo che si andrà sicuramente all'elezione di nuovi organi, anche perché questo soggetto ha vissuto due lunghe fasi, secondo me, deficitarie dal punto di vista statutario, quindi prima 7 anni, prima di giungere al congresso di Ginevra e poi di Tirana, e poi ormai 9 anni da quel congresso di Tirana, dove peraltro molte delle nostre ragioni, delle nostre intuizioni, della nostra capacità di leggere il mondo, prima ancora che le nostre situazioni territoriali, si sono confermate. Quindi le buone ragioni per cui ci siamo costituiti in Partito Radicale Transnazionale, io ho voluto ricordare le battaglie e le polemiche che per esempio al congresso di Bologna dell'88 hanno visto molto dibattere i radicali storici nello scegliere o meno la forma del transnazionale. Ho ricordato che per esempio illustri personaggi storici militanti radicali come Teodori, ma anche Bruno Zevi, ma anche Enzo Tortora, erano dubbiosi su questa trasmutazione radicale in termini transnazionali, ma noi allora dicemmo con forza, io ne ero convinto, ne sono tanto più convinto adesso, che per esempio una tematica storicamente radicale come la battaglia ambientalista ecologista aveva necessità di uno strumento transnazionale, perché il tema ambientale è proprio per antonomasia un tema che non si ferma e non può fermarsi alle dinamiche delle frontiere, dei confini, ma che richiede strumenti, strumentazione politica che sappia governare territori ampi, che certo non, come ci dimostrò all'epoca la nuve di Chernobyl, ma come dimostra adesso la vicenda nucleare giapponese, che non può essere ricondotta ad una dinamica appunto nazionale, nazionalistica o localistica, ma dobbiamo invece farci forza anche nelle nostre battaglie territoriali locali di un soggetto politico transnazionale, transpartito e non violento. E quindi insomma credo che avremo un po' il miracolo di questo congresso, e che si sta tenendo in modo così forte e qualitativamente importante rispetto agli ospiti, rispetto agli interventi. Spero che questa ultima giornata ci possa anche permettere un'uscita dal congresso che sappia raccogliere gli stimoli, le storie, le testimonianze, ma anche tradurle in una
piccola, magari anche minimale, ma struttura che lavori sul partito, che lavori per il partito e che lavori nel superamento anche delle incrostazioni che in questi 9 anni si sono prodotte nell'area, nella galassia radicale. Ieri ricorreva il 63° anniversario della Dichiarazione dei diritti umani. Ban Ki-moon lo ha ricordato dicendo che hanno contribuito anche a dar dignità ai diritti civili, soprattutto l'estensione dei social media e l'utilizzo di questo strumento come Facebook, Twitter, per una rivoluzione dal basso. Tu pensi che si possa ancora parlare di rilancio dei diritti civili in Italia e in Europa sfruttando anche questi nuovi strumenti? Sì, devo dire che paradossalmente nel nostro congresso, che è una piccola ONU, come ha definito, insomma, come ci possiamo anche definire, perché tutto sommato un'ONU dei poveri, si è parlato poco di questa scadenza, di questo anniversario. Ne ha parlato Vanida Tepsuan del Laos, ma pochi hanno fatto accenno a questa data di calendario. Forse anche perché noi viviamo questa urgenza in modo quotidiano e in modo continuativo. Gli anniversari ci possono aiutare proprio per cercare di comunicare all'esterno e partecipare. Sicuramente le nuove forme di comunicazione hanno cambiato moltissimo e hanno determinato per molti aspetti anche le dinamiche recenti della primavera araba. Speriamo che possano determinare anche una primavera nostra, delle democrazie reali. In questo io credo che sia molto forte l'analisi che abbiamo fatto come radicali rispetto all'urgenza di capire che questa Europa, questi stati nazionali, queste democrazie occidentali sono una parte del problema che abbiamo come diritti umani e come organizzazione internazionale dei diritti umani, perché ce lo diceva proprio Isabella Rauti, tra l'altro in questo suo intervento qua al congresso, rischiano di essere parole vuote, rischiano di essere nomi a cui non corrisponda una sostanza, nomi a cui non corrisponda una realtà effettuale. Allora, benvengano i social network se ci permettono di superare il gap delle trappole sociali in cui viviamo, che sono anche a volte trappole culturali, trappole di comunicazione, raggiungere in modo capillare chi ci può con noi, si può mobilitare con noi nelle battaglie specifiche tematiche, ma soprattutto ci possa raggiungere per essere dal online attivo nel offline, per permetterci di dare forza alle battaglie. Abbiamo delle questioni aperte, dalle mutilazioni genitali femminili alla moratoria sulla pena di morte, alla questione del Tibet, che possono essere molto mobilitanti. La cosa tragica pare che poi ciascuno viva le proprie sensibilità chiuso magari in una casa con un computer e non sappia trasferire quella mobilitazione dell'online in qualcosa di forte, di comunicativo, di dinamica sociale, anche di interconnessione di corpi, non soltanto di linee di parola, insomma. Certo. Il tema invece dell'antiproibizionismo è sempre un tema che non tramonta mai. Secondo me bisognerebbe parlare proprio di questo, forse ancora di più anche in ambito europeo e internazionale, anche per quanto riguarda la questione delle carceri, in quanto ieri abbiamo visto in fine sessione un documentario girato da Davide Scalenghe, che è un ex documentarista e giornalista della TV Vanguard. La situazione delle carceri in Italia è tanto tragica quanto quella brasiliana da lui documentata. Il tema dell'amnistia è una soluzione o ci sono anche altre soluzioni, come quella della depenalizzazione di alcune leggi, come quella della Bossi-Fini e della Fini-Giovanardi? Certo, la situazione italiana è peculiare perché appunto le carceri italiane sono il frutto di alcune leggi tipiche e che sono caratteristiche di questa parte del mondo e di questa società, la Fini-Giovanardi, la Bossi-Fini, quindi emigrazione e quindi droga. Le analisi che mi sembrano emergere a livello internazionale sono che comunque c'è un aumento della carcerizzazione un po' ovunque. In qualche modo alle questioni aperte della società moderna la società si chiude invece che aprirsi e risponde con il carcere a questioni assolutamente epocali. Cioè, rispondere ai flussi migratori nord-sud, est-ovest con il carcere è
non una pia illusione, una tragica illusione, e oltre che essere un crimine. La stessa cosa rispetto alla capacità personale di ciascuno di noi di decidere che cosa assumere o meno e di come gestire le proprie assunzioni, le proprie sostanze e i propri stili di vita. Allora, il carcere è assolutamente un problema perché è quanto ci fa segnalare la deriva della nostra società occidentali. Credo che se riusciamo a tirare il bandolo di questa iniziativa politica per farne una questione non certo solo italiana italiota, ma europea, internazionale, credo assolutamente un bel modo di uscire dal congresso, un modo che ci può portare a comunicare e a ragionare anche con altre latitudini. Faccio solo un esempio per chiudere. Io ho avuto due esperienze, oltre alle tante visite nelle carceri italiane, quindi hanno una conoscenza diretta di qual è la realtà carceraria italiana, ma io sono stato 15 giorni in carcere in Laos, quindi so direttamente che cosa vuol dire un carcere nel sud-est asiatico. Dall'altro punto di vista, invece, in una visita istituzionale con la regione Piemonte, ho visto il carcere di Ouagadougou in Burkina Faso. Ecco, secondo me abbiamo anche da militanti italiani del Partito Radicale Transnazionale una possibilità di incidere, di intervenire, di farne una battaglia comune che è assolutamente urgente e necessaria. Ringraziamo Bruno Mellano per il suo contributo dal 39° congresso del Partito Radicale Transnazionale Roma. Grazie. Grazie a te, grazie a voi.